storia che sto per raccontarti ora, Giorgio, è la più bella, pazzesca, incredibile che ti capiterà di sentire. A dir la verità si dice che sia una vicenda accaduta realmente, ma ascolta. I fatti che ti sto per narrare accaddero in una scuola elementare, proprio qui, di Teramo. Una mattina di maggio, di tanti, tanti anni fa, la maestra Fiammetta si rivolse ai bimbi della terza A, proponendo loro un simpatico giochino. Avrebbero dovuto disegnare l'animale in cui a ciascuno di loro sarebbe piaciuto, come per magia, trasformarsi e spiegarne il motivo. I piccoli alunni furono entusiasti di questa idea della maestra e subito si misero al lavoro. E due ore dopo... Io vorrei essere il toro perché è forte e robusto e non vorrei che fosse usato per le corride. Io vorrei essere il bue e l'asinello perché hanno riscaldato Gesù appena nato nella grotta di Betlemme. Io vorrei essere la vipera perché tutti ne hanno paura e vive libera in montagna. Inoltre nessuno la può addomesticare. Io vorrei essere la medusa perché è uno dei primi organismi che hanno popolato la terra. Io vorrei essere un cigno perché è l'animale più elegante e bello che esiste, perché sta sempre nell'acqua e sa nuotare. Io vorrei essere il pesce lanterna perché illumina le profondità del mare e mangia la plastica. Io vorrei essere la pecora perché è un animale mite e buono perché sta nel presepe. Io vorrei essere il gatto perché tiene tanta compagnia ed è un animale agile, veloce e morbido. Io vorrei essere il gorilla perché è grosso e peloso e poi da quando ho visto il film King Kong me ne sono innamorato. Io vorrei essere la coccinella perché vive libera in mezzo alla natura ed amata da tutti perché porta fortuna. Io vorrei essere il cavallo perché galoppa libero nei prati ed è molto veloce. Io vorrei essere il cane perché è da sempre il miglior amico dell'uomo, un amico fedele ed affettuoso. Io vorrei essere il coniglio perché è velocissimo e ha le orecchie lunghe e poi mi fa tanta tenerezza perché è molto pauroso. Io vorrei essere il leone perché è forte ed è il re della savana ed è agile e coraggioso. Fu una mattinata meravigliosa e costruttiva e i bambini si divertirono un mondo. Ma ciò che accadde dopo ha dell'incredibile. Bene, ricordiamo adesso quali sono gli articoli determinativi. Improbabile. Bravissimi. Sapete cosa succede quando gli articoli determinativi incontrano le preposizioni? Improvvisamente tutti i bambini della terza A erano scomparsi. La maestra Fiammetta, in preda al panico, cercò i bimbi nei bagni, chiese ad una bidella, uscì nel giardino e fece un giro della scuola. Ma dei piccoli alunni nessuna traccia. Non le restò altro da fare che telefonare prima alla preside e poi, dopo altre ricerche tutte vane, ai carabinieri. La clamorosa notizia in un attimo fece il giro del mondo e il giorno dopo la scuola si riempì di giornalisti. Buongiorno care telespettatrici e gentili telespettatori. Ci troviamo all'interno della scuola elementare Claudia Sarti di Teramo ed esattamente nell'aula dove ieri mattina sono misteriosamente scomparsi tutti i 14 piccoli alunni della terza A. Vi posso garantire che la tensione, l'angoscia che si respirano qui a scuola è tangibile. E se posso aggiungere una cosa, in tanti anni di carriera mai mi ero imbattuta in una vicenda così misteriosa, direi quasi fantascientifica. I genitori, e non solo loro, sono disperati e increduli allo stesso tempo. L'unica domanda che ci si pone qui in città è: che fine hanno fatto i bambini? Insomma, Giada, dove erano finiti i bambini? Ascolta, Giorgia, non crederei alle tue orecchie. Sarà forse per il fatto che i bambini desiderassero così tanto trasformarsi ciascuno nell'animale che avevano disegnato. Sarà che Gesù si commosse quando di Sofia pronunciare quelle parole che accontentò lei e tutti gli altri bimbi. Gesù aveva compiuto il miracolo della Claudia Sarti, appunto. E Gesù, nella sua immensa bontà, fece un altro miracolo, li rese immortali. E non solo,
diede loro la possibilità di poter parlare. Mi raccomando, amiche mie, non dite a nessuno che conoscete un cavallo che parla. Nessun adulto, intendo. Subito dopo che ci siamo trasformati in animali, noi, ex alunni della terza A, facemmo un giuramento. Promettemmo di rivolgere parola solo ai bimbi come eravamo stati noi. Gioia, vieni qui. E mi chiedi anche il motivo per cui sono un po' offesa con te, mia cara Gioia. Te lo spiego subito. Ora guarda e ascolta con attenzione. Big Director, hai sentito che cosa si dice in città? Che succede? I cigni della villa parlano. I cigni parlano? Parlano. Alla villa comunale? Che donna, che Ma non erano muti? No, quelle sono le papere che sono. Le papere sono mute, i cigni parlano. I cigni parlano, dialogano. Che dico? Tu vai lì, gli butti il pane e loro parlano. Chiacchierano. Sì. Pure i cigni parlano. Parlano tutti. Parlano, parlano. È sempre stata una città nella quale si parla molto. Ti ma puoi confidare con il cigno, gli puoi dire tutto. Allora, Gioia, che mi combini? Non avevi giurato che avresti parlato sempre e solo con me? Hai iniziato a comportarti come gli umani, che prima promettono una cosa e poi ne fanno un'altra. Valentina mia, ma come puoi pensare che io abbia tradito la promessa che ti feci? Lo sai quanto ti voglio bene? Sì, certo che lo so, e te ne voglio un mondo anch'io. Che devo dirti? Forse qualcuno ci ha sentito parlare senza che ce ne accorgessimo. Sì, deve essere andata proprio così. Ti chiedo scusa, Gioia, se ho dubitato di te. Allora, raccontami, che cosa hai fatto di bello oggi? Giada, questa è la favola più bella che ho mai sentito. Che ti avevo detto, Giorgia? E senti le ultime righe della fiaba. Morale, questa meravigliosa favoletta vuol dirci questo. Il mondo potrà essere un posto migliore, dove regneranno l'amore, la pace, quando si rispetteranno, si ameranno e si proteggeranno. Gli esseri più dolci e puri che Dio ci ha donato, i bambini e gli animali. Ed ora, caro Nicolò, voglio dedicare un ballo a te e a tutti i piccoli alunni della terza A della Claudia Sarti, ora meravigliosi animaletti. Oh, che bello! Grazie infinite, Giorgia. Bellissimo, grazie Giorgia. Dio benedica tutti i bimbi e tutti gli animali del mondo.